altro spazio abbandonato che si trasforma in una discarica, questa volta a pochi passi dall'ingresso dell'autostrada, quindi è uno degli ingressi della città. Questo è il punto, questa è una delle porte d'ingresso della città e questo è quello che noi presentiamo a chi arriva in città da nord. È un parcheggio multipiano abbandonato che in teoria sarebbe del comune di Parma perché è uno standard urbanistico di un'area artigianale, soprattutto direzionale, che non è mai partita. Ed è qui completamente abbandonato, è diventata una discarica, è diventato anche un luogo di rifugio dove dormono, dove succede un po' di tutto. Ci sono anche dei problemi di sicurezza perché anche l'urbanistica fa la sicurezza della nostra città. Noi nel 2013, nel settembre 2013, avevamo già fatto una interrogazione all'amministrazione chiedendo di intervenire su quest'area e se non era possibile abbatterlo, posto che questo era comunque un edificio di proprietà o comunque di proprietà del comune o che poteva essere acquisito dal comune. Allora ci disse l'assessore Alinovi che a ottobre, l'interrogazione era di settembre 2013, avrebbero incontrato i promotori immobiliari di questa area e che cercavano di trovare una soluzione o una conversione urbanistica o anche di valutare l'abbattimento. E sono passati 2 anni e mezzo, ormai è il tempo di fare dei bilanci, non è accaduto assolutamente nulla, ma la cosa importante che disse allora l'assessore era che dal 2016 si potevano escutere, cioè prendere le fideiussioni dei promotori immobiliari di questa area, che sono state fatte proprio per garantire che le opere di urbanizzazione, i parcheggi, il verde che non è mai stato fatto, l'illuminazione, fossero finiti. Allora nel 2016 queste fideiussioni possono essere recuperate dal comune e lì ci sarebbero le risorse per intervenire e riqualificare quest'area che oggettivamente è un'area veramente molto degradata e che dà una pessima immagine della città.